Chiarisco da subito che il gruppo della Lega Nord voterà a favore di questo provvedimento. Voteremo a favore non perché ci accontentiamo, ma perché abbiamo la consapevolezza e la certezza che questo testo che noi consegniamo al governo è un buon lavoro ed è un ottimo testo. Ricordo che questo lavoro è stato fatto in un tempo molto compresso, molto ridotto. E questo lo dico al governo, non alla persona del vice ministro Nencini, che ha partecipato in maniera seria ed onesta al lavoro, ma lo dico al primo ministro, che troppo spesso dice che in queste aule non si lavora. Per cui la prima considerazione da fare è quella che, se il Parlamento viene messo in condizione di poter lavorare serenamente e di poter portare ognuno con le proprie sensibilità il proprio contributo, questo Parlamento può lavorare in maniera seria. Aggiungo che il testo che ci è stato consegnato all'inizio di questo lavoro dal governo, e visto che siamo in temi di maturità ed esami, nella migliore delle ipotesi sarebbe stato rimandato a settembre, lo abbiamo messo da parte perché non ci piaceva, abbiamo preso un foglio bianco e abbiamo riscritto quello che noi volevamo che questo Paese avesse in dotazione su questo tema importante. Lo so, è una legge delega, è una cornice dentro la quale ci sono dei principi sui quali bisogna sviluppare un sistema e un metodo di lavoro che in questo momento non appartiene al nostro Paese. Io ricordo che siamo ancora il Paese, proprio visto che parliamo di codice degli appalti, per cui riferiti alle opere pubbliche, ai lavori che devono essere fatti nel nostro Paese, è un Paese in cui ci viene consegnata la triste immagine, io direi un'immagine terrificante di Roma Capitale, della mafia romana. All'interno di questa legge delega che noi diamo al governo ci sono tutti gli elementi per comporre una ricetta che è mirata a modificare questo sistema nel nostro Paese. Questo sistema in cui nelle imprese, negli studi di progettazione ci sono più avvocati che tecnici. Un sistema nel nostro Paese in cui le opere pubbliche solo per le riserve costano il 100% in più di quello che era stato previsto a base d'asta. Bene, con il lavoro che è stato fatto ci sono le condizioni per cambiare questo sistema. Resta inteso che se avessi dovuto scrivere, e questo ognuno di noi, questa legge delega, secondo il mio unico pensiero, forse non sarebbe stata così. Se l'avesse scritta qualcun altro, probabilmente non sarebbe stata così. Ma io voglio analizzare il fatto che abbiamo saltato il fosso, concedetemi questa battuta, siamo usciti da un periodo buio per addentrarci su un terreno anche ostico, che potrebbe portarci a fare delle scelte anche molto forti, come l'abolizione e l'esclusione della legge obiettivo. Se ci sono le condizioni in questo Paese per fare gli appalti, realizzare le opere come in tutto il resto del mondo, senza dover ricorrere a stratagemmi, a deroghe e quant'altro, beh, non è che avremmo inventato l'acqua calda, avremmo fatto esattamente quello che viene fatto nel resto del mondo, per cui le leggi obiettivo varie non avrebbero nessun senso di esistere. Questa è una sfida, lo dico al governo, questa è una sfida che il Paese deve cogliere, la sfida che la politica deve cogliere, la sfida che il governo deve cogliere. Voglio fare una precisazione che
nel corso del dibattito in aula troppo spesso ho visto un po' di confusione. Non confondiamo quello che sono è la legge obiettivo con quelle che sono le opere strategiche. Sono due cose estremamente diverse, perché noi le opere strategiche, e lo dico al governo, è giusto ed è necessario che un paese le abbia, le identifichi, le numeri, devono essere numerate. Quelle 25 opere che ci sono state consegnate, signor Vice Ministro, nell'ultimo DEF, non vanno bene, non vanno assolutamente bene, perché all'interno di queste opere strategiche c'è qualcosa che non va bene, che è stato scelto con una visione diametralmente opposta dalla visione e dai principi che hanno spinto la Commissione e di conseguenza il Parlamento a fare questa legge delega. Per cui questo lavoro che abbiamo fatto deve essere un insegnamento al Governo. Innanzitutto al Primo Ministro, che dentro qui c'è gente seria, gente capace e gente qualificata, onesta e civile, che seppur nelle proprie differenze può arrivare a trovare un accordo su un testo che, mi ripeto, non sarà sicuramente la perfezione, ma la perfezione non è di questo mondo, tantomeno di questo paese, ma è un balzo in avanti che sicuramente era inconcepibile fino a poco tempo fa. E questo è stato possibile grazie al fatto, e qui ringrazio veramente il Vice Ministro Nencini, che con il suo approccio onesto verso il lavoro della Commissione ha creato le condizioni per poter lavorare serenamente. Per cui, concludendo, signor Vice Ministro, io mi permetto di suggerirle di prendere questo testo, di portarlo al Governo, di portarlo al Primo Ministro e di pregarlo di farne buon uso, perché è una cosa seria, una cosa molto seria. E lo dico anche ai capigruppo di tutto l'emiciclo, di dire anche ai colleghi alla Camera che questo lavoro è stato fatto seriamente, e non vorremmo che chi ci mettesse mano nelle prossime settimane ci mettesse mano con la stessa mentalità con la quale abbiamo distrutto quel poco che si riusciva a creare nel Paese seriamente all'interno del Parlamento. No, questa legge delega è stata fatta in maniera asettica da tutte le sirene e da tutti gli input inopportuni che sono venuti dall'esterno. Non era un equilibrio facile, ma si è trovato questo equilibrio. Infrangere questo equilibrio probabilmente ci si mette un decimo di secondo. In questo momento sarete voi del governo che dovrete vigilare su questa questione e non fare cose delle quali potremmo sicuramente pentircene tutti. Per cui, e ribadisco, comunque, quando la legge delega sarà operativa, affinché il lavoro successivo fatto dal governo sia fatto con lo stesso intendimento e non che il Parlamento venga ancora una volta surclassato, messo da parte, adducendo cose che non ci appartengono per quanto riguarda questa tematica. Per cui avete una grossa responsabilità, prendete i compiti, andate a casa e studiate, che a settembre forse sarete promossi. Grazie.